Eder. Mech. Pallister. Come detto, quindi Manuela ha chiesto a Luis e da Silva di cancellare tutti i loro messaggi pochi istanti dopo il ritrovamento di Pierina. Loris Bianchi ha più volte ribadito che a suo avviso Luis da Silva è molto capace a nascondere le cose. Nei primi mesi dopo l'omicidio di Pierina, Manuela, forse conscia di essere intercettata, chiede a Davide Barzan, in riferimento a Luis da Silva: il mio tesoro bello esiste ancora o ha fatto fuori anche lui? Ha fatto fuori anche lui. Qui Manuela insinua che qualcuno, dopo aver tentato di farle fuori il marito Giuliano, stia tentando di far fuori anche Luis. Ma siccome probabilmente lei sapeva di essere intercettata, potrebbe anche essere un tentativo di depistaggio. A quanto pare Manuela Bianchi era preoccupata perché Luis esce di casa a qualsiasi ora del giorno e della notte. Loris, lo sai che la mattina del 4 ottobre, quando stavano già arrivando i mezzi di soccorso, abbiamo cancellato i messaggi e le foto dai nostri telefoni? Io ho dato il mio telefono a Luis per farlo. Devo dirti che ho avuto qualche dubbio su Luis quella mattina per il modo in cui mi ha aperto la porta. Comunque questa cosa l'ho tenuta per me. Chi vivrà vedrà. No, io non voglio vedere. Io Luis non so più chi sia, ma è molto capace di nascondere le cose. Come? Ho detto che è molto capace però a nascondere le cose. Se io non mi fossi preoccupata più di Da Silva, avrei potuto dire cose che avrebbero fatto diventare la situazione molto pericolosa, e se avessi detto alcune cose a chi di dovere ci sarebbe stato un effetto boomerang. Se avessi raccontato quello che Luis diceva e faceva, qualcuno, tra cui anche Valeria, avrebbe corso un gran rischio. Bisognerebbe farle capire che se apro bocca senza pensare a loro, a lui, la situazione diventa molto pericolosa, e quello che può dire lei a confronto di quello che potrei dire io è il nulla. Ma una volta detta la verità a chi di dovere, il resto rischia l'effetto boomerang. Gli stessi genitori di Bartolucci e Valeria avevano dubbi sul conto di Luis ed erano preoccupati a sapere che la loro figlia era in sua compagnia. Valeria, Luis è con te? Sì. Ma non hai paura? No. Figlia mia, stai attenta. Tieni gli occhi aperti. Attenta anche perché prendi le gocce per dormire. Mamma, evita di dire certe cose al telefono. Luis, tu non ti sei preso nessuna colpa per l'esistenza della nostra storia extraconiugale. Io credevo veramente fino a ora che tu fossi uno che proteggeva le donne, almeno quelle a cui diceva di tenere. Ma ora mi sono ricreduta su questa cosa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.